percepita l'area di Corviale dal resto della città? Allora, l'area di Corviale negli ultimi, credo, per quello che abbiamo potuto vedere anche come fondazione, in seguito a quello che è stato il nostro impegno nell'ambito del progetto Immaginare Corviale, che c'è stato un cambiamento di percezione rispetto all'area di Corviale negli ultimi anni, perché Corviale è iniziata ad essere un catalizzatore anche di diverse realtà culturali, con un forte associazionismo che aveva deciso e chiesto al Comune di avere delle sedi presso presso le strutture del Comune di Corviale. Per cui negli ultimi anni c'è stata una maggiore attrazione dell'attenzione sull'edificio, che era partito all'inizio anche dai dati negativi che l'hanno caratterizzato proprio a livello di percezione e di immagine, mentre invece negli ultimi anni mi sembra che ci sia stata una maggiore attenzione proprio grazie a questo forte associazionismo e alla presenza che c'era stata del Comune sul quartiere, anche attraverso il laboratorio di quartiere. Ha un'idea di come dal vostro progetto, insomma, avete avuto la percezione di capire la valutazione degli abitanti del quadrante Corviale, quindi dividiamo tra quelli che abitano dentro il Serpentone e quelli che abitano invece fuori, cioè insomma, vicino al Serpentone, dando di questo loro quartiere? Allora, per quanto riguarda gli abitanti di Corviale, il dato che mi ha colpito, l'elemento forse che mi ha colpito maggiormente, era quello come negli anni gli abitanti avessero sviluppato un fortissimo senso di appartenenza e di attaccamento all'edificio, anche perché quando loro sono arrivati, come raccontavano essi stessi, c'era una situazione di grande abbandono da parte delle amministrazioni, per cui è stato tutto una conquista e un'auto-organizzazione. Per cui chi abita là è ancora molto, le persone con cui abbiamo avuto occasione di lavorare erano tutte molto legate alle loro case e all'edificio. E quando durante il progetto, tramite uno dei vari laboratori, si è iniziato a pensare alla possibilità di ristrutturare tramite un modello di progettazione partecipata gli appartamenti del quarto piano, è risultato che quasi nessuno, questo attraverso i questionari che sono stati fatti, avrebbe voluto lasciare Corviale, anzi la maggior parte delle persone sarebbero volute rimanere là, riqualificando gli appartamenti in cui già abitavano, cambiando destinazione d'uso, però c'era assolutamente l'intenzione di rimanere là. E anche perché per tanti dati, tra cui non ultimo quello del verde, la campagna vicino, la vicinanza al centro, che negli anni sono arrivati tutti i servizi e i mezzi pubblici che hanno fatto sì che fosse più semplice. Rispetto al, premetto che noi abbiamo avuto a che fare soprattutto con le persone che abitavano, con gli inquilini dell'edificio. Per quanto riguarda appunto le persone che abitavano nel quadrante, come diceva lei, mi sembra che ci fosse sempre un po' la diffidenza, ma anche alla fine un'abitudine, come se fosse un nuovo vicino, per cui all'inizio ti sembra qualcuno con una dimensione anche abbastanza imponente, per cui appunto questo nuovo vicino, che all'inizio era una figura molto ingombrante, con diverse problematiche, per cui appunto questa la mancanza delle infrastrutture e dei servizi ha fatto sì che negli anni iniziasse a diventare da una parte lo stereotipo dell'abbandono e del degrado della periferia, poi dall'altro con il passare del tempo hanno iniziato tutti quanti ad abituarsi, per cui mi sembra sia una convivenza abbastanza pacifica, credo. Però appunto la mia esperienza è più legata alle persone che insomma, abitano l'edificio. Non so se sono troppo, vado no, troppo no, lungo, devo essere più sintetica, ditemi voi, non taratemi voi. Domanda soggettiva, che giudizio estetico lei si sente di dare all'edificio Corviale? Allora, personalmente trovo un edificio che mi piace molto, che apprezzo molto perché ha degli elementi e dei dettagli architettonici estremamente interessanti, anche e soprattutto sugli spazi comuni che sono poco visibili, sono appunto dalle doppie altezze, di cui questi lunghi corridoi di percorrenza, degli elementi molto interessanti. È vero è che anche i materiali con cui è stato costruito fanno sì che negli anni non c'è stato proprio un lavoro di conservazione, per cui
in alcuni casi il cemento armato, quando è appunto un po' più rovinato, posso capire che dia, insomma, serve un secondo livello di lettura che faccia appunto spostare l'attenzione dalle superfici a quello che è il progetto architettonico, che è estremamente interessante anche da un punto di vista estetico. Mi ricordo che faccio il giornalista e quindi faccio una domanda fuori dalle Sì. ordine. Lei dove abita? Io a San Saba. Perché Perché non abita a Corviale? non abito a Corviale? No, io lo faccio sempre a quelli che mi No, 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 fa dicono che è un benissimo. posto Non... Ma meraviglioso, io non ho detto che è un dove, posto insomma, meraviglioso. bello, Non... Beh, come interessante. architettonicamente è un bel edificio, comunque ha Però è del... nato per essere abitativo. Io l'avevo provato, No, c'ha ragione, io infatti ho parlato ok. degli spazi comuni, assolutamente ragione. Però le case all'interno sono, a differenza di altre case, appunto, dello IACP che mi è capitato di vedere, come divisione degli spazi, secondo me sono molto più grandi e molto più comode anche rispetto ad altre. Non abito a Corviale, poi insomma, No, ma per non, dire, tutto... cioè, No, no, nel no, c'ha senso, ragione. io No, no, non... sono evidentemente non ci andrei mai a vivere, ecco, cioè, nel Ma io senso. credo che se si facesse un vero progetto di riqualificazione, ma Ovviamente è il di... sogno che facciamo sempre noi, mandiamo via tutti, da una Ma parte o non dall'altra, chi dà necessariamente, sì... due No, hotel pazzeschi adesso non è... Questo sta con provocando, non... health center, cose, e dentro tutti studios di intellettuali, cose, Non allora diventa un posto. necessariamente, no. No, ma non necessariamente queste azioni violente di gentrification fanno poi appunto non Vabbè, insomma, gli ovviamente. abitanti, però è come, insomma, come progetto esteticamente valido che poi sia riuscito, su questo è un altro paio di maniche, però è come sono degli elementi progettuali che sono estremamente interessanti. E le case all'interno sono Sì, spaziose e molto le ho viste, comode, per cui, sono insomma, belle. visto Poi rispetto anche ad le viste altre che hanno belle, magari sì. piccoli corridoi, quelle sono divise molto, funzionano. Ritorniamo alla Sì, domanda. sì. Quale strategia di integrazione degli interventi, siano essi architettonici, economici e sociali, deve essere alla base degli obiettivi di un quadrante corviale riqualificato come distretto culturale, sportivo Me la e ripete, per tecnologico? favore, sono... Quale strategia di integrazione Sì. degli interventi architettonici, economici e sociali deve essere alla base degli obiettivi per realizzare questo polo, questo distretto culturale, sportivo e Io credo che un dato fondamentale quando si parla di riqualificazione sia sempre partire anche da interventi, diciamo, partecipativi e anche con iniziative di carattere culturale, per cui sicuramente rivalorizzare la biblioteca, favorire l'associazionismo no profit di alto livello, che faccia sì che passando per appunto per una serie di progetti con appunto dal carattere soprattutto culturale possano fare sì, aumentare e innescare dei processi di valorizzazione dei luoghi, passando per questo genere di interventi molto legati al territorio, soprattutto serve una grande costanza dal mio punto di vista e presenza di chiunque sia il soggetto che vada a intervenire, che sia appunto un'associazione no profit, che siano le istituzioni o che siano anche dei privati. Di impegno e presenza sul territorio, perché sono tutti, senza creare un assistenzialismo, è importante che ci sia comunque, si senta una presenza costante, perché uno degli elementi che era più ricorrente durante il nostro progetto era la percezione di abbandono rispetto soprattutto dalle istituzioni. Sempre molto difficile tenere l'equilibrio su quello che è assistenzialismo e quello che è presenza, innescare meccanismi, per cui l'abilità secondo me sta nell'innescare dei meccanismi, avere una fase di accompagnamento, ma poi dopo lasciare che i processi vadano da soli. Fuori dalle ovvie Sempre. domande, Sì, quello non... che ho capito è che Corviale ha giocato le sue carte spesso su un pazzesco senso di colpa che riesce a trasmettere a tutte le istituzioni, siano esse di destra o di sinistra. E quindi il risultato qual è stato? Una infinità di progetti spot che hanno lasciato anche delle cose. Però su questo io intervengo, non so se insomma veda lei cosa fare. Quando noi abbiamo fatto un progetto che all'inizio volevamo che fosse un'altra cosa, che fosse questo nuovi committenti, non so, un progetto che noi facciamo di arte partecipata, il comune all'epoca si rese conto che era A, troppo impegnativo,
troppo, probabilmente anche dispendioso economicamente, ma soprattutto ci sarebbe voluto troppo tempo per farlo. Perché, ecco, un elemento secondo me fondamentale è il tempo, che anche rispetto a quelli che sono gli obiettivi, l'elemento del tempo, perché poi è qualcosa, come diceva giustamente lei, c'è sempre questo discorso degli progetti spot. Poi quando si tratta Ma di qualcosa è prendere rimasto, la... cioè nel qualcosa è senso, rimasto, in realtà abbiamo contato però è... in tutta l'area circa 20 piscine Sì, non... e se consideriamo che ci sono altre, come si chiamano, circoscrizioni, come si chiamano, No, ma lei è stato fatto un lavoro municipi, egregio su Corviale, che non hanno non... neanche una piscina, cioè nel Sì, senso sì. che quindi in realtà o campi sportivi o Sì, altro, insomma, quindi in realtà questo, beh, insomma, è una considerazione però proprio. ritorno, rispetto ai progetti spot, noi saremmo anche voluti andare avanti, soltanto come fondazione interveniamo sempre come catalizzatori, vogliamo innescare e mai continuare, se no sarebbe un compito diverso, non per appunto, istituzione no profit e mai degenerare nell'assistenzialismo, perché poi insomma, si innescano sempre queste dinamiche di senso di colpa e di rivendicazione che sono assolutamente deleterie, sono quelle che vanno scardinate. Però su questo, quando noi avremmo voluto andare avanti rispetto al progetto, soprattutto al progetto della televisione di quartiere, che è stato uno degli elementi che ha sbloccato molto la situazione, anche con dinamiche ludiche da parte degli abitanti e degli artisti che ci lavoravano, là il comune ha molto, insomma, molto rallentato. Sono stati i primi come amministrazione a voler fare qualcosa anche di coraggioso e di innovativo, un progetto che fosse estremamente immateriale e non lasciasse dei prodotti tangibili o dei risultati appunto, non fossero estremamente legati all'evento. Per cui su questo si sono assunti insomma, con coraggio hanno assunto questa, sono presi questa sfida, però quando poi si è trattato di andare avanti hanno molto rallentato, insomma si sono bloccati, anzi noi avevamo molte richieste da parte degli abitanti di continuare soprattutto sulla televisione, per cui è, Sono insomma anche non... cose costose, Sì, questo sul progetto noi ci hanno dato 48.000 euro, che non sono per 2 anni di lavoro quasi con 30-40 artisti che ci hanno lavorato con la televisione, anzi no, 48 più altri 10.000 sulla televisione, per cui non è che siano cifre esorbitanti, assolutamente. per cui è... Ritorniamo alle domande. Sì, scusi, I no... fattori che hanno contribuito nel corso del tempo al degrado di un'area urbana come Corviale sono e non imputabili a un solo elemento casuale. Di conseguenza, anche le soluzioni praticabili sono infinite. Certo. Per la sua esperienza, per quello che ha capito, secondo lei quali sono i motivi o il motivo principale di questo concetto di, tra virgolette, degrado? E se identificato il motivo principale, quale potrebbe essere la soluzione? Ma io innanzitutto non sarei così pessimista appunto rispetto a Corviale, perché mi sembra che appunto all'epoca in cui c'era la presenza della fondazione c'era una volontà di, appunto, di andare avanti e di riqualificare, ma in maniera anche intelligente, insomma, ponendo le basi di una partecipazione e una presenza costante. Io credo che all'inizio sia stato molto l'abbandono, perché quando è stato costruito l'edificio c'è stato un problema di passaggio di consegne tra il comune, la regione e l'istituto delle case popolari. Questo ha fatto sì questo vuoto di potere e forse anche la mancanza di responsabilità. Questo potrebbe essere uno forse dei dati che hanno fatto sì che si sviluppasse questo senso di abbandono da parte degli abitanti. Fatto sì che alcuni edifici di Corviale diventassero terra di nessuno e a causa anche di problemi di abitalità e di mancanza di alloggi moltissime persone abbiano iniziato ad occuparlo. Per cui questo ha fatto sì, forse sì, l'abbandono e la mancanza di responsabilità in quel momento. Anche se devo dire adesso mi sembra che ci sia stata una forte inversione di rotta, per cui c'è un forte, cioè secondo me c'è una forte volontà, una presenza maggiore rispetto alla riqualificazione dell'edificio. Che ruolo devono avere i quattro attori? Un po' aveva risposto anche prima, ma insomma comunque è andato più nello specifico di questo film dedicato alla riqualificazione del quartiere. Allora, gli attori li possiamo identificare come gli abitanti,
istituzioni, le imprese private e tutto l'associazionismo, sia quello che offre servizi e quelli che invece offrono fatti culturali, altro tipo di... Secondo lei è un film collettivo? C'è un protagonista? Secondo me in un mondo ideale sarebbe appunto, forse gli elementi fondamentali sarebbero il dialogo, la partecipazione, che ognuno soprattutto riuscisse a stare nel proprio ruolo e agire per quello che è il suo ruolo, per cui gli amministratori, cioè i politici come appunto amministratori e gestori dello spazio con una presenza appunto costante. L'associazionismo come catalizzatori di appunto azioni anche soprattutto insomma, io auspico da un punto di vista di attività culturali che facciano sì che appunto non migliorino anche di conseguenza la qualità della vita, gli abitanti se coinvolti in un modo corretto con la loro partecipazione e le imprese che facciano sì che riescano a sviluppare anche da un punto di vista economico le attività che possono essere realizzate, per cui forse questo sì, l'impegno, il dialogo soprattutto, è che ognuno lavori, appunto, rispetti il proprio, sia, faccia quello che è nel proprio ruolo. Domanda un po' bizzarra, sì. Si sveglia una mattina, ha un one shot, una sola possibilità. Sì. Che cosa farebbe per primo per risolvere, per cambiare quel dialogo? Sì, quella soltanto. Non... Poi dopo se accadono altre, intanto. La facilità non è... su alcune? Sì, se non... perché una sola è difficile. Giuseppe ha detto che è il parroco della chiesa, ha detto amore. Ah, proprio non... Sì. E troviamo tutto colorato, cioè quindi va sono via il grigio e va via. Altre persone hanno detto magicamente il palazzo viene tutto diviso, organizzato per bene, quindi di conseguenza viene una riqualificazione a catena come un effetto. Sì, sì, non... varie, ognuno l'ha vista dal suo punto di vista. Sì, non... Uno ha detto potrebbe essere un grande schermo su cui proiettare film. Non è facile perché ce ne sono tante, perché andando dalle più banali, appunto dalle portinerie, l'amministratore di condominio, alle riunioni di condominio, agli ascensori. No, perché gli ascensori alla fine funzionano anche. Da quello che riprovano quelli dell'Atere è che c'è poco concetto di possesso della casa. Che invece secondo me non è vero affatto. Però insomma dice se rompe una lampadina ci fosse qualcuno che la cambia, chiamano l'ATER. E questo in realtà fa capire. Beh là c'è anche un grande, perché poi per anni se sono cambiate loro le lampadine, per cui è... insomma, vabbè, poi là sovente alla dimensione dei barili che vengono scaricati, però sì. Insomma loro per anni l'hanno cambiata e continuano. Una cosa sola che mancherebbe. Non è... qualcosa che cambia la cosa, anche la più improbabile. Certo, questa è una buona domanda. Ce n'è un'altra? Ci penso intanto, così perché non una sola. Non... E l'ultima, come si può sfruttare in positivo l'unicità di un edificio abitativo lungo un chilometro? E poi tra parentesi una cosa che mi rode dentro. Fiorentino poteva farlo con un buon chilometro. Ed è arrivato, si è fermato. Non... No, 980 metri. Adesso vorrei capire. Cioè, nel senso, fallo un chilometro e uno. Ma arrivaci a un chilometro. Insomma, non... 900. Allora, proprio dall'inizio questa cosa doveva essere fermata da un punto di arrivo, no? Anche nella sua progettazione. Adesso non voglio fare lo psicologo della domenica, ma insomma comunque questo è un segnale forte. Certo, non... Beh, innanzitutto appunto potrebbero da una parte proprio rifare la percorribilità su tutto quanto il chilometro, che già quello manca, per cui
E poi cercare di riempirlo il più possibile proprio all'interno dell'edificio con appunto le biblioteche, metterle là per quanto sia difficile, non le associazioni, rimetterle là dentro e fare un lavoro anche di, proprio di riqualificazione, di rimischiare le carte rispetto alle persone, di spostare sempre lasciandole all'interno tantissime situazioni più, anche ancora adesso sono abusive, fare in modo che si crei lo spazio anche per altre realtà diverse. Per cui biblioteche, associazioni culturali, non il cinema, non rimettere all'interno dell'edificio. Allora facciamo invece una Non domanda me la più. suggerisce lei? No, perché una, che cosa Che ne servirebbe? Che so? ne so, il portiere, diciamo, me, poi appunto non il... Cioè, non la voglio suggerire, ma insomma mi No, verrebbe da dire, però... facciamola una televisione fissa di quartiere come con tutti i Ma poi dipende sacrifici, no? come... Cioè, nel senso che al limite rientrerebbe nel Sì, vostro progetto, insomma. non... Vabbè. Parliamo invece del progetto. Sì, volevo domandarle, nel senso l'impressione, è una domanda che non vuole essere né critica né polemica, No, è da, diciamo, ricercatore e sì. ricercatrice, perché sì, nel caso specifico voi lì avete fatto ricerca sul Certo. campo, ma anche organizzazione, come dire, e promozione culturale. L'impressione che abbiamo maturato Sì. intervistando, diciamo, persone in qualche modo, forse anche operatori del settore, più che inquilini, insomma, della traccia mnemonica che l'esperienza della fondazione lasciato, in qualche modo stimola il quesito, sono venuti un gruppo di, come ricordava la fondazione in questo caso, come la solita mission antropologica, andiamo a vedere lì, L'acquario famoso, esatto, ma noi ce l'hanno facciamo. dette di tutti i colori, Ecco, allora su questa sì, esperienza è molto interessante, a parte ringraziarla per la franchezza sulla trasparenza rispetto al finanziamento pubblico che avete acquisito, che è oggettivamente estremamente inferiore anche a quello che io immaginavo, se stato un progetto a 200.000 euro, che giustamente sono, ma questo riguarda quelle politiche culturali sì, no, non... mi sono permessa di insomma... della città. Voi proprio come ricercatori o come Sì. attivisti culturali, come avete vissuto, ecco, mettiamo così, non la fase più stimolante, entusiastica, ma Certo. la fase poi dell'abbandono. A un certo punto immagino è arrivata la comunicazione, la decisione da parte della Certo. fondazione che il comune e il municipio non finanziano più, ce ne andiamo in qualche modo. Certo. Ecco. Questo è un aspetto che ci interessa molto, perché noi nel nostro piccolo, anche se abbiamo chiaramente un obiettivo diverso, le dico molto concretamente, io ho domandato anche all'ex preside di architettura, appunto Lucio Barbera, che nel 2006 ha organizzato un convegno Certo. internazionale, soprattutto urbanistico, non Sì. sociologico, Certo. diciamo, e anche lì gli atti del convegno, e tra l'altro ironicamente gli ho detto, lui ha scritto nella prefazione del volume, questa ricerca è la ricerca definitiva su Corviale, no? Nel Certo, senso anche un po' tombale, dopo sì, quella non si alla fanno più fine. ricerche. Noi vorremmo evitare con la nostra Certo. piccola azione, diciamo, di stimolazione, di riprodurre nel 2001 l'architetto Coccia in area chiaramente centrodestra, aveva realizzato un precedente convegno Certo, molto sì, ma ce ne ambizioso, sono. vengono pubblicati poi degli utili comunque liberi per la comunità degli accademici e degli studiosi, e in realtà poi non si riesce a innescare un meccanismo virtuoso, che lei evocava, come diceva Alfredo, di combinazione dei vari Certo. attori. Se parlo, guarda, lì non... No, allora, rispetto al... Allora, innanzitutto vorrei dire una cosa che, appunto, forse continuando sull'onda della franchezza, noi abbiamo avuto, comunque abbiamo lavorato con comunque sempre una piccola parte degli abitanti, anche proprio per una questione di dimensioni. Noi sì, siamo arrivati là con moltissimi, con un gruppo di artisti, con un collettivo che in quel momento... Insomma, che sono stati in grado di coinvolgere anche l'università, per cui c'è stata proprio una sorta di task force, per cui di tante persone che riuscivano ad affrontare l'edificio e a fare un lavoro di mappatura e di, insomma, che quello anche il dato appunto non fisico non è indifferente e appunto non, per restare con i piedi per terra non sono, abbiamo avuto a che fare comunque con una piccola parte, forse era anche un'elite da un punto di vista di abitanti che hanno più disponibilità. Elite nel senso più disposti al dialogo, anche più curiosi e più aperti. Poi ci sono state delle risposte assolutamente inaspettate da appunto quelle persone che venivano percepite come quelle più difficili e più diffidenti, ovvero gli abitanti del quarto piano, che
che sono quelli appunto, quando poi abbiamo scoperto che erano moltissime madri con i figli, per cui abbiamo conosciuto i figli attraverso i laboratori che sono stati fatti nelle scuole, e le madri poi hanno, durante le mappature, sono state molto disponibili rispetto ad aprire le loro case, confrontarsi con gli architetti che ci lavoravano rispetto alla possibilità di riqualificare di cambiare destinazione d'uso e riqualificare gli appartamenti. Una dinamica estremamente partecipativa e non di quello che dicevamo prima di assistenzialismo, per cui su quello è stato molto, diciamo, corretto e diretto come rapporto. Per quanto riguarda, appunto, io non credo appunto che certi processi debbano essere continuati perché poi, insomma, per sempre, perché poi si degenera in assistenzialismo, partendo da un senso di colpa molto forte che c'è, di rivendicazione che c'è, da un dato oggettivo. Adesso non so voi appunto quanto, chi avete incontrato e se siete stati là. Rispetto a quello, la difficoltà con le amministrazioni pubbliche, che loro giustamente si rendono subito conto di quanto può durare un processo, per cui lavorare, per cui questo l'hanno accettato perché erano mi sembra a metà del mandato di quella giunta, per cui questa mancanza di continuità è un po' un dato che ha fatto sì appunto che quando la cosa rischiava di diventare forse troppo pesante, troppo impegnativa, hanno lasciato hanno lasciato perdere il progetto. Diciamo, noi avremmo voluto, ma in parte anche continuato, perché c'è stata una parte di progetti, soprattutto dei laboratori architettonici, di questi gruppi di architetti che all'epoca collaboravano con Stalker e che hanno collaborato con l'Università di Roma 3, di progettazione partecipata rispetto al quarto piano. C'era il contratto di quartiere, che era questo bando pubblico della regione per riqualificare alcuni edifici. E su quello sta andando avanti lo stesso gruppo di lavoro, per cui, diciamo, la piccola vittoria, conquista, e quindi per dire che il progetto è stato lasciato, là c'è stato un gruppo di lavoro che ha iniziato in un certo modo e ha proseguito, per cui adesso i fondi sono bloccati, però nel caso in cui dovesse ripartire, cioè quel progetto là che è nato all'interno del progetto dell'Osservatorio Nomade della Fondazione di progettazione partecipata con non tantissimi abitanti, una parte di quelli che abitavano al quarto piano, che nel momento in cui si dovessero sbloccare questi fondi dovrebbero andare avanti, per cui non c'è stato un abbandono totale. Rispetto alla parte laboratoriale sicuramente sì, ma non credo nemmeno sia giusto che vadano avanti, è anche giusto che ci sia un passaggio di testimone, sempre in una dinamica, diciamo, qualitativa di un altro profilo delle iniziative, non sempre in un'ottica assistenzialista. Però quello è andato avanti, per cui direi che anche su quello il Comune, che era forse una delle poche cose più tangibili e concrete su cui poteva andare avanti, ha continuato a muoversi, continuare a lavorare con quelle persone. Tant'è c'è un architetto che all'epoca faceva parte di Osservatorio Nomade, che adesso lavora per l'Ater, per cui c'è stata una continuità su questo. Per cui. L'esperienza specifica invece della televisione, della telestreet per così dire, una telestreet per certi aspetti, sì. In qualche modo anche avanguardistica, insomma, anche lì non c'era la possibilità di mantenere comunque con il coinvolgimento attivo di alcuni degli abitanti, immagino, comunque un presidio. Ecco, io insisto, lei è un po', cioè no, lei sì, è abbastanza ditta, nel senso, mi sembra capire, lei dice, probabilmente questa è anche la mission forse della Fondazione, sì. Cioè noi in qualche modo dobbiamo disseminare, poi non è che dobbiamo presidiare e mantenere, però ecco, a distanza di anni, ecco, l'impressione è che sì, si matura e che, come diceva appunto, certo, ci siano un destino in qualche modo un po' effimero di iniziative che lasciano una traccia storica, come dire, culturalmente rilevante, certo, però il palazzo rimane lì. Però quello è un progetto, faccio una premessa, un progetto che c'è stato commissionato al Comune di Roma, per cui sono stati loro che non hanno voluto andare avanti. Noi avremmo continuato, ma più che noi forse gli artisti, a fare un lavoro di accompagnamento e di passaggio di consegne rispetto alla televisione. Ci sono stati fatti i laboratori, le ragazze hanno imparato a fare i montaggi, a usare le telecamere, per cui c'è stato un vero processo laboratoriale. Su quello noi, soprattutto, noi saremmo voluti andare avanti sulle realtà più concrete. Quello che è accaduto nel progetto è stato un progetto, una serie di laboratori che sono andati avanti per un anno e mezzo.
per cui sono stati quelli nelle scuole elementari, quelle legate alla facoltà di architettura, che è stato un lavoro di mappatura e di proposte progettuali, la televisione di quartiere e un lavoro sulla memoria. Quelli che sono, su cui appunto il Comune è andato avanti, ma soprattutto grazie al laboratorio territoriale di Corviale, quella è una realtà molto presente che era estremamente attiva, cioè ha iniziato a prendere le misure con gli abitanti e ci stava ingranando, però quella è stata una realtà molto concreta che è andata avanti e con loro è proseguito il discorso rispetto alla progettazione. Sulla televisione c'è stato da una parte una parte delle persone che ci hanno lavorato che hanno vista subito come una possibilità di lavoro in chiave assolutamente assistenzialistica e non imprenditoriale, dall'altra però il Comune si è fermato, per cui quando si è trattato di andare avanti e di continuare su alcune fasi hanno detto no, basta, noi non possiamo nemmeno noi su un progetto che viene commissionato avere un'azione di volontariato sul... La collaborazione invece con Roma 1 non poteva essere foriera, appunto, anche non dico di un flusso di redditività commerciale dell'iniziativa, no, nel senso voi fornivate... Noi abbiamo, quello che abbiamo fatto è stato, tra l'altro non c'è stato, è stato un accordo, perché all'inizio loro avrebbero voluto fare una televisione pirata, ossia comprare un'antenna di artisti. Ovviamente essendo un progetto istituzionale in cui era coinvolto il Comune, questo era assolutamente illegale, per cui li abbiamo bloccati e abbiamo fatto un accordo come fondazione con Roma 1 per mandare in onda il... Roma 1 non vi ha pagato sostanzialmente? Nessuno è stato pagato, cioè no. Di questo flusso di... Loro, da una parte, loro faceva comodo perché erano appena partiti, avevano il palinsesto riempito, a noi faceva comodo perché ci sarebbe stato un riscontro reale per chi aveva lavorato, per gli artisti, per... appunto le persone con cui avevamo lavorato di andare su un vero e proprio canale televisivo. Però detto questo, l'amministrazione pubblica ha le sue responsabilità, ovviamente noi non saremmo rimasti là per sempre, però quando sei stato per un po' di più per finire le cose e fare in modo che si innescassero i processi diversamente, saremmo rimasti, soprattutto sulla televisione. L'ultima domanda mi sembra percepire tra le righe della sua, però insomma non vogliamo costringere a discorsi, come dire, lei ha detto quando il progetto stava forse, non dico crescendo, diventando troppo impegnativo, soltanto in termini secondo lei di impegno di spesa pubblica, o poteva diventare un progetto, non voglio usare un termine improprio, fastidioso, pericoloso, ingombrante per l'amministrazione? Io questo non... forse in modo anche ingenuo non credo, non io penso quando c'è comunque un... insomma, con quella, poi appunto c'è un discorso di alternanze politiche molto forti, però secondo me c'era soltanto da guadagnare da un progetto del genere, perché è un progetto assolutamente partecipativo, partito dal basso, su cui si sarebbe soltanto... Adesso, non costruisco in termini politico-temporali, no. Ha coinciso con un cambio di giunta amministrativa? Non mi sembra, secondo me forse erano in parallelo, forse per loro poteva essere una cosa troppo pesante, forse non avevano nemmeno l'interesse, forse avevano paura che diventasse un vincolo troppo forte, forse loro stessi avevano paura che diventasse un vincolo troppo forte, permanente, ma più che di bilancio, non è detto perché poi sul bilancio insomma, non era, non credo, adesso non so, so che non se la passano bene comunque, nessuno in questo momento dell'amministrazione non se la passano bene, però più che di bilancio secondo me forse era un discorso che rischia di diventare qualcosa anche forse di troppo impegnativo a livello di partecipazione, di presenza e di impegno anche lavorativo più che economico.